Perugò, io darei la vita, la mia vita, non lo so, sarà una partita infinita. Nel bar basso, buongiornissimo, buongiornissimo a chi non se n'è già andato in questa parte di video. Domani gioca l'Inter. Domani. E la notizia è che io sto in realtà tornando a casa e quindi probabilmente riuscirò a vedere la partita. Ma questo video volevo cominciare facendo un commento che aveva detto Inzaghi in conferenza. Prima di questo, però, due cose. La prima, grazie mille per il super super supporto e like, commenti, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che ancora una settimanina o poco più, ma se voi mi aiutate la velocizzeremo, arriverà il primo bonifico all'associazione per i cagnolini e in realtà i gattini anche, ma intanto like, commenti, condivisioni, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie. E, la seconda notizia è che in realtà improvvisamente Kurt Munson è apparso sui social della Fiorentina in viola, quindi basta, è finita la nostra telenovela estiva dell'attacco con Gudmundsson alla Fiorentina e time will tell, ai posti largo sentenza sul capire esattamente che cosa ne sarà poi di questo calciatore e della sua vita, ecco, questi giorni. Magari in viola farà bene, magari ci potranno essere altre occasioni. Io la simpatia che potevo avere per un giocatore che appunto è islandese, la prima volta sarebbe per l'Inter con un islandese, non ci sono così tanti calciatori islandesi poi ovviamente di altissimo livello. Islanda, vorrei sapere chi è che non è appassionato di un paese, delle vicende del paese come Islanda, e quindi vabbè, amen. Sto molto fresco nelle foto, vedremo, vedremo. Inzaghi ha anche parlato di questo, ma andiamo con ordine. Tengo l'articolo di FC Inter News davanti, a proposito spero che dalla settimana prossima, quella dopo, tornino anche le live con loro. E Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, dice: ricomincia una stagione nuova, avremo un esordio non semplice su un campo che negli ultimi anni è stato difficile per me, sempre molto molto aplomb quest'uomo. L'ambiente sì, sarà al caldo, sì, grazie, e ci sta preparando per esordire al meglio. Di nuovo gli chiedono: la finale di Champions vi ha arricchito l'anno scorso, come avete vissuto l'estate da campioni d'Italia? Una grandissima soddisfazione che però va lasciata alle spalle. Siamo pronti, la preparazione è stata buona nonostante gli arrivi differenti. Li ho visti carichi e responsabili. Questa è una bellissima parola. Dobbiamo cominciare come abbiamo finito. Poi chiaramente, che cacchio di domande volete che arrivino il 16 di agosto in una conferenza della prima partita quando non ci sono pregressi e non si può sapere niente? Due cose ti possono chiedere: una, gli obiettivi; due, la rosa e il calciomercato. E infatti vi chiedo un giudizio sulla sua rosa e se accettate il ruolo di favorita come avete fatto l'anno scorso. Abbiamo vinto lo scudetto, siamo favoriti, le griglie non mi piacciono, bla 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 bla. Ci sono stati degli arrivi, dei ritorni, dei ritorni, attenzione. Abbiamo qualcosa da ultimare visto l'infortunio di Buchanan, ho la fortuna di avere dirigenti capaci. Che Lautaro dobbiamo aspettarci domani, sto ancora valutando la formazione, Lautaro ha lavorato molto bene, cioè in realtà niente, niente di che. Dice però un grosso segnale lo hanno dato tanti giocatori a cui hanno dato qualche giorno più e con grande senso di responsabilità sono tornati prima perché sapevano che eravamo stretti con i tempi. Qual è l'obiettivo? Proveremo a ripeterci e va bene. L'obiettivo sarà di migliorare impegno e concentrazione.
I ragazzi sono stati perfetti lo scorso anno, ma in questo caso dovremmo migliorare ancora. Allora, l'Inter è stata quasi perfetta, è vero, in campionato, ma secondo me, francesi che mi seguono, ma secondo me in realtà lui sta parlando di una cosa molto specifica, la partita di Madrid. E quindi mi fa piacere, Simone, che tu sappia esattamente qual è stato il nostro vero problema l'anno scorso, da un punto di vista di Pecca, che purtroppo è arrivata proprio in una partita di quel tipo. Vedi differenze più livellate rispetto allo scorso anno? C'è grande emozione per questo tipo, grande orgoglio, i dirigenti sono bravi, hanno lo scudetto che il campionato è diventato verso l'alto, comunque questo è vero, questo è fantastico. E forzate anche le squadre di facciamo, speriamo non possa giocare per un tanto avere più partite per partire molto bene. Che teniate 5 attaccanti anche col rischio di avere qualcuno fuori dalla rosa, cioè dalla lista Champions, senza il difensore ci sarebbero dentro tutti, prendendo un difensore che ci aiuterà. Bisogna fare una scelta come si è fatta l'anno scorso ad agosto, dico che era fuori il campionato, chiaramente sono dentro tutti gli stessi ragazzi, sanno che con 5 attaccanti avremo delle problematiche, per quello che si mi sento dire che oggi sono tutti e 5 dentro. Da qui ad agosto sappiamo che il mercato è in evoluzione. Tenete conto che da questa risposta FC Inter News titola: Inzaghi, Serie A livellata verso l'alto, mercato, serve un difensore importante, in attacco ne teniamo 5. E questo è forse il tema con cui vorrei chiudere questo commento a questa conferenza stampa di Inzaghi, che chiaramente è molto poco sulla partita, perché è molto difficile, specialmente adesso che hanno perso Gudmundsson, anche raccontare che tu temi qualcuno in particolare. Per cui il discorso adesso è questo, cioè cosa, tra l'altro passo adesso in un posto che si chiama Arborio, quindi ho detto Arborio, si chiama Arborio, vabbè, interessante, sono vicino a Vercelli, dicevo, c'è anche Greggio, come Ezio Greggio, ma non credo che sia di qua, vabbè, ho finito di dire stronzate, scusate, allora abbiamo pensato anche Balocco, sono devastata perché stamattina che ci si dà i turni alla guida, sono veramente la devastazione regna sovrana. Poi vi racconterò in futuro un altro giorno di questo viaggio, non adesso. Comunque, no, allora, la notizia che passa è che ci sono 5 attaccanti, che di fatto è così, perché se tu non conti Satriano, tu hai Lautaro, hai Thuram, hai Taremi, hai Arnautovic e hai Correa. Chiaramente quello che rimane fuori dalla lista Champions è Correa, se dovesse rimanere. Io mi auguro che questo in attacco ne teniamo 5 sia reale, che arriva qualcun altro e tu tra Arnautovic e Correa lo spedisci da qualche parte. La notizia è che Correa è stato proposto anche in Messico. Che cosa volete che vi dica? Ne esce uno al giorno, ogni giorno, che il Genoa potesse scambiare
Arnautovic con Correa e vedere, non so, sono molto dubbiosa di tutto quanto e staremo a vedere, amici e amiche. Domani, finalmente partita, parleremo della formazione. Sapete che io non vedo l'ora di vedere Taremi e penso che domani, nonostante la condizione, ci potrà dare una bella soddisfazione. Fatemi sapere anche i vostri pronostici. Noi apriamo la Serie A e quindi non c'è molto altro da commentare in questo momento. Grazie mille per tutto quello che mi ci state regalando e man mano rispondo anche a tutti i commentini piccoli che mi lasciate sotto, chi se lo merita anche un video perché scrive stronzate, sapete che mi diverto, scherzo, perché mi lasciate dei bei commenti, ci vuole solo un attimo di tempo per riprenderli. Però vi leggo tutti. Ciao, stop whining.